Eccoci qua in diretta, magia, stregoneria, paganesimo, dalle ore 15 alle ore 16.30, dalle 19 alle 20. Appunto, questa è la trasmissione che ormai è nel nono anno di vita e che appunto tratta argomenti religiosi che hanno a che fare con le visioni pagane, politeistiche e tutte delle religioni precristiane. Io ricordo appunto, ho scelto come sigla la bellissima canzone di Francesco Cuccini dedicata a Ulisse, proprio perché Ulisse ci insegna che bisogna saper navigare, che bisogna saper affrontare la vita, che bisogna saper andare sempre avanti, fermarsi mai ed essere sempre curiosi e attenti alla realtà. Varrebbe la pena di ascoltare tutta la canzone proprio perché da questo insegnamento, di fronte a tutte le avversità, a tutte le difficoltà, gli scontri, alle difficoltà che si possono incontrare, non ci si deve fermare, si deve essere capaci di andare oltre, di percorrere una strada, di darsi un obiettivo e una volta raggiunto quell'obiettivo darsi un altro e proseguire e vivere. D'altronde Odisseo ci dice questo: qualsiasi sia la mia avversità, qualsiasi sia la persona, la divinità che mi sia d'ostacolo, io non mi fermerò. E certo chi ha questo coraggio troverà sulla sua strada amici, alleati, persone appunto che lo accompagneranno in questo viaggio. D'altronde la nostra vita è un lungo viaggio ed è un viaggio che deve essere compiuto, che deve essere fatto, che non si può rinunciare, non si può lasciar perdere, non si può trascurare. Chi lo fa sappia che logicamente si condannerà a una vita di sofferenza, di tristezza, di nostalgia, di rimpianto, e se non farà qualcosa per se stesso, alla fine diventerà rabbioso e diventerà nemico degli altri. Allora il saper viaggiare. E la canzone dice chiaramente: sapere che guardi un monte di faccia e sai che dietro ce n'è un altro, c'è qualcosa da scoprire, c'è un mondo che attende di essere osservato, un mondo che attende di essere percorso e un mondo che attende di essere conosciuto. D'altronde, soltanto conoscendo il mondo sappiamo conoscere noi stessi, sappiamo affrontare la realtà, sappiamo conoscere il nostro animo, il nostro cuore, sapere quello che c'è di più profondo, quello che è veramente la nostra sensibilità. Il nostro mondo è fuori, l'abbiamo davanti a noi, abbiamo migliaia di cose che ci richiamano all'attenzione, che ci richiamano alla precisione, alla moltitudine e alla molteplicità della vita. E questo è un fattore importante, dobbiamo sempre essere consci che il nostro agire, il nostro camminare, il nostro fare è sempre legato al fatto del percorrere l'esistenza, di essere su una strada, di saper trarre un confine, di saper percepire un orizzonte. In questa indicazione di sapere appunto trarre quali sono i confini, i limes sacri tra la realtà, tra la sacralità, tra la vita e quello che non gli appartiene, è l'attenzione di ogni uomo. In questo senso mi riconnetto a una divinità famosa nella mitologia appunto greca, che è Artemide. Artemide è appunto una divinità che ha molti contatti, molte similitudini anche con divinità presenti nell'antico Veneto come Reitia. Justamente appunto qualcuno trae delle similitudini, anzi qualcuno dice si potrebbe comprendere Itia tramite Artemide. Dice Jean-Pierre Vernanti nel suo libro Figure, idoli e maschere di Artemide: anche le terre basse le appartengono, paludi, zone costiere dove il confine tra terra e acqua è incerto. Artemide si pone anche nelle regioni dell'interno in cui gli straripamenti di un fiume o la stagnazione delle acque crea uno spazio che non è totalmente asciutto, ma che non è neppure interamente acquoso. Da qui gli derivano gli epiteti di Limnaia, Limnites e Leia. Gli argini di alcuni fiumi sono suoi, Artemide e Potamia, in posizione di sentinella alla frontiera tra due mondi, veglia sui porti, sui percorsi marini e sulle imbarcazioni durante la loro navigazione. Beh, visto che c'è qualche ascoltatore in linea, diamo il via alle telefonate. Sì, pronto? Sì, buongiorno. Senta, mi hanno detto di chiamare qui da voi per... Scusa un attimo. Sì, pronto? Ciao. Sì. Ciao, è Gian Paolo. Ciao Gian Paolo. Mi senti, Sì, ti Francesco? sento, ti sento. Ecco, io avrei da darvi delle indicazioni perché io ho un testo fatto da me dove è scritto io sono arrivato, voi no. Mi dispiace perché... Grazie per l'illuminazione. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo, come dice il Marchese del Grillo, no? Allora io dico, no? Questo l'ho intitolato, io
sono arrivato, voi no, ed è delle edizioni Oceano Pacifico. Quindi ti dice tutto, no? Sì. Oceano Pacifico. Vuol dire che sono arrivato, non ho più problemi, ho le idee chiare. E quindi, ragazzi, datevi da fare, perché io sono arrivato. Ecco, è una notizia interessante. Ci siamo capiti al volo. Sì, esatto. Grazie. Ciao. 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 Beh, Giampaolo appunto solleva che le regioni monoteistiche hanno sempre questa caratteristica di detenere la verità, di dire che loro sono avanti a tutto. Sì, pronto? Pronto? Sì. Sì, parla pure. Volevo dire una cosa a Giampaolo. Beh no, non facciamo polemiche tra appunto tra... No, no, che mi sono appena partito. Bravo. Bene, almeno un ascoltatore non ha raccolto l'annuncio di verità e di rivelazione e di che si è arrivati, non si è arrivati mai, si deve sempre vivere. La vita è un continuo percorso, d'altronde noi parliamo sempre di mari, di strade, di percorsi, di sentieri e soltanto appunto vivendo nei sentieri, soltanto camminando, muovendosi dimostriamo di essere vivi e soltanto appunto la vita ci dà l'indicazione che percorrendo la vita sappiamo cogliere la vita. Sì, pronto? Pronto, ciao Francesco. Ciao. Ciao, sei Ivano. Attento. Ciao. Ciao. Mi senti tu? Sì, ti sento. Ok. Niente, so Corriere della Sera e Repubblica, non so se ti hai visti oggi. No, guarda, proprio no. Dunque, il Papa incoraggia gli esorcisti, andate avanti. I sacerdoti, due punti, in aumento satanismo su internet e domanda diritti contro il demonio. Qualche mezza pagina su Corriere della Sera. Sì. E su Repubblica che sei dunque una bea, sembra quasi una vignetta, perché è tutta una pagina, mezza pagina è scritto il virus dei polli arriverà in Italia. E la fotografia sotto, appena sotto, è scritto e Papa Ratzinger ringrazia gli esorcisti, ciò che fate è importante per la Chiesa. Cioè, sì. Ha messo... sono più pericolosi gli esorcisti che il virus dei polli. hanno accostato una fotografia con... Beh, è assurdo, l'ho letta prima, il vostro articolo, è allucinante. Cioè, che c'è sempre più, perché bisogna salvarsi da sempre più sette, che ci sono almeno 500 sette con non so quante migliaia di adepti, che bisogna darsi da fare, insomma, che naturalmente è un pericolo, insomma, ecco che... Beh, d'altronde effettivamente la setta della Chiesa Cattolica è una setta molto pericolosa, ecco, giustamente qua, bisogna lanciare l'allarme, insomma. Sono 500.000 secondo l'Associazione Italiana Psicologi e psichiatri cattolici, le persone che ogni anno si rivolgono all'esorcista, il 65%, 65, sono donne di livello culturale medio-basso del centro-sud. Dunque, un'altra è un miracolo di Padre Pio, dai. Un altro articoletto che mi ha fatto venire freddo, questa episodi di cronaca caduti, dunque... La Chiesa ha ribadito che gli esorcisti devono operare sostenuti dalla vigile attenzione dei vescovi. E dopo dice, dunque, episodi di cronaca accaduti recentemente devono indurci a prendere sul serio un problema ancora troppo sottovalutato, l'aumento di interesse nei confronti del satanismo. Un sacerdote con solida preparazione, aggiunge, sì, beh, può, a morte che è proprio... può intervenire efficacemente, soprattutto nel rapporto con i giovani, e che sono la categoria maggiormente a rischio. Secondo l'Associazione Italiana degli Psicologi, Psichiatri, sì, Cattolici, sono 500.000 gli italiani che ogni anno dall'esorcista. A fronte di questa marea, gli effetti della Chiesa, tra virgolette, sono pochi. Appena 300 esorcisti sono riconosciuti dalle diocesi. Il convegno nazionale degli esorcisti, che si svolge al riparo dagli occhi e orecchi indiscreti in una località vicino a Roma,
ha proprio lo scopo di fare il punto della situazione. Sì, ma infatti vanno, ad esempio, vedi, fanno queste notizie perché fanno da cortina fumogena ai fatti di pedofilia. Sì, quasi... Se tu pensi che proprio oggi usciva su un quotidiano americano la notizia che il Vaticano sarà costretto a mettere mano ai 229 seminari americani perché ci sono troppi casi di pedofilia. Esatto. Logicamente prima che venga fuori la verità è meglio mettersi un paio di pietrone sopra. Sì, sì. E allora facciamo credere alla gente con l'esorcismo, cerchiamo di spaventare con il corso degli esorcisti e così creiamo una cartina fumosa, distraiamo l'attenzione, indirizziamo l'allarme, il pericolo verso qualcos'altro, tanto loro possono andare avanti tranquillamente a violentare visto, migliaia di bambini. Sì, ma se vede dove che le zone, insomma, comunque è l'ultima due righe dopo è un atto d'amore, dice, che si fa nei confronti di una persona che sta male nello spirito del Vangelo, spiega uno dei partecipanti al convegno. È stata intensificata anche la collaborazione con psichiatri e psicologi ed è prassi che molti di coloro che si reputano posseduti, tra virgolette, siano poi indirizzati, senti qua, laicamente verso questi specialisti. Cioè, vuoi fare un rapporto? Oddio, sì. Fare un rapporto, diciamo che sì, cioè, qua a tre marrue, Sì, sì, sì. Ora ti mando a te che sta poco bene. Difatti, bene, grazie Ivano per la segnalazione, andrò a recuperare i quotidiani. Sì, perché c'è da leggere. Sì, 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 ma infatti io purtroppo oggi venendo giù in radio non ho fatto tempo a recuperare questi quotidiani. Grazie per la segnalazione. Sì. Bene. Ok. Grazie. Ciao Francesco. Io voglio ricordare che ci fu un fatto famoso di esorcisti qui in Italia, il caso di Polistena, in cui una famiglia cristiana sottopose all'esorcismo una bambina di pochi mesi. E durante questo rituale di esorcismo, quella ragazza, questa bambina, invece che di essere seguita dai genitori in maniera con attenzione, con amore, con affetto, i genitori pensarono bene, i genitori cristiani pensarono bene di esorcizzarla e la bambina morì. E questo fu uno dei fatti di infanticidio più gravi in Italia, proprio in quanto questo comportamento derivava da una visione religiosa e le persone che parteciparono a questa forma di esorcismo subirono delle condanne abbastanza gravi. Una di queste persone fece ricorso dicendo che era stata ingiustamente detenuta per questo fatto e la risposta fu che praticare attività di esorcisti è un comportamento, è un agire sociale, è un agire nella comunità che crea allarme ed è giustamente questa persona è stata detenuta proprio perché rappresentava un pericolo verso la comunità. D'altronde che il monoteismo rappresenti pericolo, questa trasmissione l'ha documentato, sostenuto, dimostrato migliaia di volte. Sì, c'è un'altra telefonata. Sì, pronto? Pronto. Ciao. Ciao Francesco. Hai visto che sei diventato famoso? Sei diventato come ciclista? Come ciclista? Sì, non hai visto che c'è la tua foto in primo piano su internet?